Parliamo dell'Arnese. L'Arnese è un vitigno autoctono della zona del Roero in Piemonte, che compare negli inventari fin dal XVIII secolo, e all'epoca veniva vinificato dolce. Con l'avvento della fillossera, delle guerre, della crisi economica, si perdono però gradualmente le tracce di questo vitigno, fino agli anni 60. Quando mio nonno, Alfredo Currado, sfogliando alcuni vecchi libri, trova delle citazioni riferite all'Arnese, per l'appunto, e decide quindi di svolgere delle ricerche per provare a produrlo, un po' per il gusto della sperimentazione e un po' per portare qualcosa di nuovo in un mondo che all'epoca era obiettivamente in crisi. Da quel momento l'interesse nei confronti dell'Arnese crebbe sempre di più, tant'è che oggi è uno dei principali vitigni a bacca bianca del Piemonte. All'inizio degli anni 90, durante una visita della famiglia Ponzi, questi rimasero molto colpiti dalla freschezza, dalla piacevolezza di questo vino. Tant'è che decisero di portare con sé in Oregon alcune barbatelle, da cui poi piantarono la loro prima vigna di Arnese, e da cui oggi producono questo splendido vino. E questa è un po' in breve la storia dell'Arnese.